pronti? Uno! Rimanete. Noi ci per poco rimaniamo, dal gruppo Covistico Le Aquile, dal comune di Pediglia Policastro, dalla provincia di Crotone e dall'UISPI Crotone. Questa gara è la seconda edizione delle Volte Basiliane di San Demetrio e questa volta diciamo che si arricchisce rispetto alla prima edizione perché vede tanti partecipanti provenienti dalle province di Midrope. Ci sono partecipanti da San Giovanni, Catanzaro, Pippo, Soverato. Piano. Intanto un saluto a tutti i partecipanti a questa seconda edizione della Corsa Campestre delle Grotte di San Demetrio, delle Grotte Basiliane di San Demetrio. Noi siamo molto onorati di, come amministrazione, quando veniamo coinvolti in queste manifestazioni, visto che questa manifestazione è sponsorizzata sia dal Comune di Pediglia Policastro che dalla provincia di Crotone. In questo periodo di crisi economica che c'è, riusciamo ancora come amministrazione a prendere i trofei, a dare un contributo per i trofei per questa seconda edizione di questa Corsa Campestre. Poi secondo la nostra amministrazione questo dell'associazionismo è una cosa che ci soddisfa da parte nostra come amministrazione, perché quando veniamo coinvolti noi puntualmente siamo a disposizione non solo delle Aquile ma di tutte le associazioni che sono sul territorio petelino. Ringrazio le forze dell'ordine, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri, il Comando Vigili Urbani di Pediglia e il volontariato della Procib del Presidente Giovan Battista Carvello. Allora, Danilo Ruggero è il vincitore della prima edizione appunto della gara podistica che si effettua qua a Pediglia Policastro, organizzato dalle Aquile. Com'è stata, Danilo? Beh, la prima edizione è stata molto bella e a dir poco faticosa. Quest'anno mi dicevano alcuni compagni di gara che hanno comunque modificato il percorso, però diciamo la parte più brutta diciamo della gara in quanto a fatica soprattutto, perché comunque è un percorso molto particolare, perché si passa appunto di fronte le grotte, si passa davanti al centro cittadino ed è davvero bello, anche perché dà modo di coinvolgere anche la gente. Sei pronto per questa seconda edizione? Sono pronto per questa edizione e speriamo bene che esca un bel risultato, anzi, e possa anche riconfermare il primato dell'anno scorso. Ok, grazie. Ecco il primo arrivato numero uno, vincitore dell'edizione dell'anno scorso, Danilo Ruggero della Violetta Atletica. Beh, ce l'abbiamo fatta allora. Sì. Allora, questa è la seconda tappa che vince allora. Sì, la seconda più dura della prima. Com'era il percorso, Danilo? Era molto suggestivo. Però in salita? Salita dura. Ecco. Anche per dei soggetti allenati entrano comunque in parecchie difficoltà. È dura, eh? Sì, è dura. Però tutto sommato. Complimenti. Anche quest'anno l'abbiamo fatto bene. Complimenti. Ciao. Per i Carpizzi. E l'Hobby Marathon. Aspetta Giuseppe. Abbiamo il tempo? Allora, secondo arrivato Giuseppe, secondo arrivato, sì. Com'è stata? Beh, è stata molto dura, io che abito a Carpizzi e le salite non mancano, devo dire che qua ce n'è una proprio che ti spezza le gambe nel vero senso della parola, quasi da non rifiutare. Vabbè, secondo posto è un buon posto. Grazie, certo. Vito, da dove? Da Catanzaro, mi ritrovo qui per Curcio e Rizzuto. Ah, perfetto. Onore a tutti, comunque complimenti per l'organizzazione. Okay. Bella gara. Terzo arrivato, grazie. Complimenti.
Bravo Giuseppe. Allora, Pediglia di Sudi Giuseppe. Eccolo qua. Con numero 16, 16. Il miracolo, il protagonista assoluto. Vai Pino, vai. Beh, è certo. Piano Salvatore. Anatomi. Piano Salvatore, piano, piano. Piano G. Ok, eccolo qua, Salvatore. Prego. Sono Emiliano, ma vengo da Crotone. Da Crotone? E faccio parte dell'atletica runner di Crotone. Sì. Ci tengo a correre per dare il buon esempio, perché la corsa è salute. Sì. Il percorso di oggi è un percorso di montagna. Petiglia è un paese di 400. Per cui molto in salita. C'è, no, la salita non era molta, però quel poco che c'era era terribile. La discesa poi era pure tanta, e in discesa noi anziani dobbiamo stare attenti, perché altrimenti le fascite plantari arrivano all'improvviso. Comunque ce la siamo cavata bene. Ci dice da quanto tempo è che corre? Io corro da 9 anni, ho cominciato a 62 anni, adesso ne ho 71. E insomma me la cavo abbastanza bene. Ecco, ancora per quanto, dai? Almeno fino a 150 anni. Fino a 150? Questi sono i miei obiettivi. D'accordo. Piano piano. Ecco la barra. Occhi Marathon, Catanzaro Nido, tempo 42-32. Di Catanzaro mi dicono, non Catanzaro Nido, qui ci sono delle no, piccole. No, è lo stesso. Va bene lo stesso, dice. Vitaliano è molto clemente nei miei confronti. Bravo, bravo Vitaliano, complimenti. Secondo classificato, vi ho appena raccontato alcune cose di Lucio Giuseppe che stimo moltissimo, fa parte dell'Hockey Marathon e di Calpizzi e gareggia con l'Hockey Marathon di Catanzaro. Secondo classificato con il tempo di 41.35. Grandissimo maratoneta. Primo classificato assoluto, voglio un applauso per questo ragazzo, una promessa del turismo calabrese, Danilo Ruggero, della Violetta Crepi con il tempo di 37.30. È un piccolo inversione di tendenza premia il professore Manfreda, presidente delle Apri.